Lab meeting, rifiuti urbani, il tema oggi è, vorrei dire, di scottante attualità, evoluzione o involuzione nello scenario italiano. Ne parliamo con Fabio Fava della scuola di ingegneria dell'Università di Bologna, Ecomondo. Ecco, quali saranno i temi del suo intervento, le parole chiave vogliamo dire? Sì, grazie. Parlerò principalmente di innovazione tecnologica nel settore. Rifiuti urbani, ma molti altri rifiuti o sottoprodotti provenienti in particolar modo dall'agroindustria oggi vengono gestiti come rifiuti e, insomma, se va bene sono compostati oppure sottoposti a digestione anaerobica per diventare biogas e quindi bioenergia. Da questi si può fare di più e si deve fare di più, perché occorre produrre oltre, e si può farlo oltre la bioenergia, perché soprattutto i prodotti chimici di origine naturale, bio-based, quindi preparati da rifiuti organici, hanno un mercato particolarmente interessante e vanno prodotti prima di fare l'energia, perché l'intera strategia abbia una maggiore sostenibilità anche economica. E quindi parlerò di quelli che si chiamano oggi a livello europeo bio-waste, bio-refineries, quindi di protocolli, processi che frazionano il rifiuto organico e lo trasformano attraverso vie biologiche ma anche chimiche in molecole chimiche e materiali nobili che hanno un mercato particolarmente interessante, che poi entra nella cosmetica, nell'industria chimica, nell'industria tessile, e partendo da sottoprodotti dell'agroindustria si possono generare addirittura ingredienti alimentari o composti con attività farmaceutiche di grandissimo valore. Prima questo e poi su quello che resta ci facciamo il biogas, come si fa attualmente. Dobbiamo andare in questa direzione per valorizzare meglio e completamente il rifiuto, creando davvero delle opportunità da questi. Naturalmente stiamo parlando di rifiuti organici e scarti, sottoprodotti dell'agroindustria, ma anche il materiale organico della raccolta differenziata, eccetera. Quindi un certo tipo di rifiuto, quello organico, e anche ben confinato, che produciamo copiosamente anche nel nostro paese. Grazie, dottor Fava. Grazie.